L'anatra non zoppica, ma stenta a camminare. E non poteva essere altrimenti, vista la situazione politica che si è creata al comune di Corato dopo le elezioni amministrative. Il sindaco Renato Bucci è espressione del centro-sinistra, ma la maggioranza dei consiglieri, 15 su 24, è di centrodestra. Si tratta appunto del caso di anatra zoppa, che potrebbe portare a chiudere anticipatamente questa esperienza amministrativa. Il primo banco di prova delle possibili larghe intese in salsa coratina finisce con un nulla di fatto, perché l'assemblea si arena sull'elezione del presidente del Consiglio Comunale, confermando di fatto le anticipazioni del capogruppo del centrodestra Franco Caputo e dall'altra spegnendo le speranze del consigliere del PD Tommaso Lo Iodice. Per quanto riguarda noi, non credo che possiamo dare l'assenso all'elezione del presidente del Consiglio per tante motivazioni che non sto qua a elencare, per una serie di motivazioni. Nei prossimi giorni poi si vedrà meglio la situazione. Quello è un atto più che formale e sostanziale, stiamo parlando della seconda carica istituzionale, per cui ci auguriamo che sul Presidente del Consiglio si riesca a confluire e avere un'indicazione unanime di tutte le forze politiche presenti in Consiglio. Il Consiglio si ritroverà il 23 luglio, ma saranno questi i giorni per accorciare le distanze tra sindaco e opposizione, che di fatto è maggioranza. Il dialogo, raccontano le voci di dentro al centrodestra, era chiuso prima ancora di cominciare se il sindaco dovesse dare seguito a due provvedimenti, come l'eliminazione delle piste ciclabili e la riapertura del traffico della ZTL. Per evitare che l'anatra coratina non zoppichi, ma si metta almeno a camminare, potrebbe bastare che il presidente del Consiglio Comunale sia un esponente del centrodestra. C'è da aspettare solo una settimana.